Alessandro Di Battista. Ciao e grazie. Grazie Daniel e buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui nonostante stia giocando la Juventus in Milan, non so se lì, grazie, veramente siete degli eroi a... come? Non vi interessa, a voi no, ma tanta gente sì. Beh, io vi ringrazio, prima è venuto anche un signore che mi ha detto non sapevo che regalarvi e mi ha regalato un libro, un romanzo sull'isolana di Vulcano, Carmela. Comunque se non sapete che regalarmi, caciocavalli, formaggi, sono cose gradite. Oggi sono stato a pranzo dalla signora Villarosa, dalla mamma. Era tutto buonissimo, però alla fine c'è avuto bisogno della tisana al finocchio perché una cosa incredibile, erano fritte pure le posate, tutto qua. Io veramente, no, è uno scherzo, molto buoni gli involtini, le salsicce. Ho mangiato tutto più di una volta, sì. Io vi ringrazio, noi ci stiamo dando l'anima, lo vedete. Giriamo l'Italia, qua ci sono la Zaffarana, dove sta? Cancellieri, Francesco Duva, dove sta Francesco Duva? Lui è commissario, è deputato nella commissione antimafia, Daniele Pesco, insomma, onorevoli della Repubblica, come chiamano gli altri, consiglieri regionali. Ci sono due poliziotti. Due, che vi ringrazio, davanti io vi ringrazio, se potete arrestateli tutti, vi ringrazio. Due poliziotti, mi sembra una cosa, quasi tutti, scherzo, una cosa normale, cioè dei cittadini, dei parlamentari che scendono in piazza e ci sono due esponenti delle forze di polizia. Pensate se qua fosse venuto Brunetta e la Boschi, bloccavano la città, l'esercito, saldavano tutti i tombini, facevano delle robe incredibili per quattro giorni prima, tutto bloccato, tra l'altro noi siamo entrati tranquilli, due poliziotti mi hanno salutato, li ripeto, li ringrazio, lavorano in condizioni drammatiche i poliziotti, i carabinieri in Italia, in condizioni drammatiche, spesso sono costretti a difendere non i cittadini dai ladri, ma i ladri dai cittadini. Ma li ringraziamo. Quando andremo al governo saranno ancora più onorati di quanto già sono di servire lo Stato e servono lo Stato. A noi non ci costringe nessuno, a me non mi costringe nessuno a venire di sabato pomeriggio a Barcellona Pozzo di Cotti, o mai aver pensato di venirci. Domenica, ascolta, no perché poi ieri stavo a fare il cameriere a Basto per autofinanziarci, una cosa perché lo facciamo? Perché ci crediamo, perché non gli vogliamo dare vinta, perché ci sono delle creature lì che giocano nel parco e vogliamo lasciargli un'Italia pulita, non vogliamo che siano costretti a scappare da Barcellona Pozzo di Cotto e a cercare un lavoro in India come fanno o a Londra, ormai non più a Londra, a Parigi, in India. I cittadini, i giovani italiani vanno a cercare lavori a Mumbai, i portoghesi vanno a cercare lavori in Angola, sta cambiando tutto. Eppure avremmo tutto in questa terra, poi soprattutto, gastronomia, cultura, ricchezza, le olie, una bellezza incredibile, però politica, corruzione, mafia, e lo sappiamo, la mafia senza la corruzione della politica non avrebbe avuto la forza che ha avuto, lo sappiamo, insomma ci hanno tolto tutto quanto. Però io lo devo dire, il dramma numero uno in questo paese è l'informazione. Veramente c'è una manipolazione dell'informazione che fa spavento. Da quando il Movimento 5 Stelle, noi ne parlavamo prima con Alessio, abbiamo iniziato ad attaccare e a fare chiarezza sul mondo delle banche, stanno arrivando quantitativi di letame verso il Movimento 5 Stelle, inauditi, ancora di più perché ci si avvicina a delle elezioni importanti, perché se Dio guardi dovessimo vincere a Roma, ma veramente potremmo scoperchiare lo schifo che hanno fatto negli ultimi 20 anni nella capitale, come se i deputati dell'ARS dovessero vincere, perché si voterà, prima o poi si voterà per mandare via Crocetta, prima o poi si voterà anche qui. Anche se forse se il Movimento 5 Stelle è dato favorito nei sondaggi, proibiranno le elezioni, per sempre. Sono capaci, questi sono capaci di fare tutto. Io li ho sottovalutati, perché poi li ascolti parlare in Parlamento e vi assicuro che anche culturalmente valgono poco. Però ho capito che non sono loro, noi ce la prendiamo, no? Renzi, Berlusconi, Franceschini, Boschi, cioè questi sono burattini di poteri finanziari estremamente importanti del capitalismo finanziario che controlla il sistema mediatico attraverso il ricatto del finanziamento pubblico ai giornali. Oggi io ve lo dico sinceramente, io non ho più la televisione e sto bene, io senza TV sto bene, se mi devo vedere quando noi andiamo in televisione mi vedo su internet, voi spegnete la TV a parte quando ci siamo noi no. Cioè si sta bene, i giornali, prima di credere ad un articolo che leggete su un giornale, anche giornali locali, verificate a chi appartiene quel giornale,
Perché se scoprite che dietro al giornale ci sta Elkan, Marchionne e gli Agnelli, ci sta Berlusconi, c'è Confindustria, ci sta De Benedetti, tessera numero uno del Partito Democratico, o ci stanno le banche, è evidente che vanno contro il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle non la vuole una repubblica fondata sulle banche, vogliamo una repubblica fondata sul lavoro, come dice tra l'altro la nostra Costituzione. È normale, io quando ci fanno la guerra, che arrivano valanghe di letame verso di noi, diffamazione costante, continuativa, a me in 3 anni mi hanno detto che sono fascista, comunista, potenziale eversore, stupratore della democrazia, terrorista, che ero pronto, uno ha scritto un giornale che ero pronto a farmi saltare in aria nella metropolitana C di Roma, che se aspetto che la finiscono di costruire mi faccio saltare in aria tra 40 anni. Scrivono di tutto, menzogne, calunnie, perché? Perché siamo sulla strada buona. E se voi, siamo in centinaia qui, se voi passate un sabato pomeriggio assieme ai parlamentari e ci ringraziavate, no, grazie, ci stringevate la mano, grazie per rappresentarmi, per me questo è già un miracolo. Giancarlo, le persone, pure lui che lo fermano, grazie per rappresentarci in regione. È già la rivoluzione, l'abbiamo fatta, solo siamo così dentro al cambiamento che non ce ne rendiamo conto. Ma quando mai si era visti appunto parlamentari che girano senza scorta, che fanno tutto in questo modo diretto, senza una barriera, un'intermediazione? Non si era mai visto che si tagliano gli stipendi e sostengono le piccole e medie imprese? Ma la vedete la differenza? Che questi con delle leggine, in maniera codarda, subdola, mettono in pericolo le nostre case. Noi a Vittoria con i soldi dei parlamentari siciliani abbiamo comprato una casa ad una famiglia che aveva subito uno sfratto, il suicidio del padre di famiglia. È un'enorme differenza, è per quello, no? Loro non ci perdoneranno mai che stiamo dimostrando che si può fare politica senza con pochi soldi. Ci finanziamo facendo i camerieri. L'altro giorno stavo veramente in Abruzzo, a Vasto, poi ci ho preso gusto, fino alle 3:15 del mattino, volevo fare le colazioni la mattina dopo. Ho fatto anche 65 euro di mancia, è stato 500 persone che hanno fatto la fila per pagare una pizza e portare 5 euro al Movimento 5 Stelle, cittadini che facevano la fila per sostenere una forza politica, ma ci rendiamo conto? E questa sembra una piccola cosa, ma guardate che la rivoluzione è tutta lì. Falcone diceva: seguite i soldi e capirete, scoprirete la mafia. Dobbiamo capire questo una volta per tutte. Ma che Renzi è crudele? È cattivo? Nasce crudele? No, è manovrato. Si è finanziato attraverso le sue fondazioni, finanziate dal sistema bancario, finanziate dalle lobby del petrolio, e una volta che entra nei palazzi restituisce il favore a coloro che sono i suoi datori di lavoro. I datori di lavoro del Partito Democratico oggi a Roma sono stati Buzzi e Carminati e gli altri della cricca di Mafia Capitale, ma del PD oggi sono i lobbisti del petrolio, gli stessi che vogliono trivellare i nostri mari, sono i cementificatori, quelli che pensano nel 2016 il modo per gestire i rifiuti sia sotterrarli o bruciarli, come facevano gli etruschi. Ancora, sono loro i finanziatori, sono loro i datori di lavoro. Nel momento in cui noi ci finanziamo attraverso microdonazioni, attraverso eventi, facendo i camerieri una sera in pizzeria, abbiamo un unico lobbista, il popolo italiano, un unico datore di lavoro, il popolo italiano, e facciamo in Parlamento gli interessi del popolo italiano, a cominciare dagli ultimi, dai pensionati che campano con 400 euro al mese, ma come fanno a campare? E per quello c'è il reddito di cittadinanza, la nostra proposta per comunque di fatto alzare la pensione minima a 780 euro, la possibilità di dare un reddito ai cittadini, ai giovani, prima che fuggano e che scappino dall'Italia. 200.000 giovani sono scappati dal sud negli ultimi anni, formati e che avevano studiato nelle università e portano le loro competenze in paesi esteri, e poi scopriamo che tra i massimi ricercatori che ci sono a Londra, a Parigi, ci sono gli italiani. Noi li abbiamo formati nelle nostre scuole, poi non c'è lavoro e se ne vanno fuori. L'avete vista quante persone sono andate via da quest'isola? L'avete visto quotidianamente. Noi vi chiediamo, un politico tradizionale viene soltanto nelle campagne elettorali, questo lo sapete, che si vota a Barcellona Pozzo di Cotto? Non mi pare che si voti. Siamo qui non a chiedere i voti, ma vi rendete conto, siamo qui a chiedere partecipazione. Un politico tradizionale viene durante le elezioni, poi dopo le elezioni si dimentica dei cittadini, viene e dice: se mi voti ti prometto che...
gli esponenti del Movimento 5 Stelle vengono sempre e dicono: noi di più di quello che stiamo facendo non possiamo fare, vi chiediamo una mano, perché lì dentro è una vasca di squali, perché gli interessi sono fortissimi, le pressioni sono fortissime, i soldi che loro hanno a disposizione per comprarsi il sistema mediatico sono tantissimi. Un tempo per fare i colpi di Stato si compravano carri armati e Kalashnikov, oggi si controllano giornali e televisioni, ma sono sempre colpi di Stato, no? Sottili, deboli, bianchi, ma costanti. Ma è accettabile? Ma che cosa è diventata la democrazia in Italia? È accettabile che abbiamo per la terza volta consecutiva un Presidente del Consiglio non eletto da nessuno? Prima Monti, poi Letta, poi Renzi. Ma chi li ha eletti? Ma chi li ha eletti? E portano avanti delle leggi incostituzionali, oscene, a danno della collettività, come? Grazie a uno come Verdini, che ha più rinvii e giudizi che colleghi in partito, sotto processo per bancarotta fraudolente e corruzione, e grazie al vostro conterraneo Alfano, un ministro dell'interno che è sotto inchiesta per abuso d'ufficio. Cioè, il capo politico di quei poliziotti che stanno lavorando e facendo il loro dovere è un indagato. Loro non lo possono dire perché sono servitori dello Stato, ma si vergognano di avere uno come Alfano al loro capo. Si vergognano, perché ce lo dicono tutti. Pensate che quando camminiamo davanti Palazzo Chigi ci sono sempre dei poliziotti lì che fanno, diciamo, da guardia, stanno lì ben vestiti con delle mantelle, tra l'altro di velluto nere, elegantissimi. Noi passiamo, di tanto loro stanno immobili, no? Come i... ovviamente stanno lì fermi, estremamente eleganti. Passiamo, camminiamo noi con le nostre valigette e sentiamo spesso, ci giriamo, loro immobili, continuate così, ve lo giuro, stanno... È vero, stanno dalla parte, perché se li conosci, li eviti, e loro che li fanno da scorta, li conoscono bene. Ora stiamo girando tutta l'Italia, appunto, per continuare a denunciare questa ormai commistione inaccettabile tra il mondo bancario e il mondo politico. I partiti politici non sono più partiti, sono diventati delle banche, fateci caso, e hanno gli stessi drammi delle banche, gestiscono i nostri soldi in maniera totalmente truffaldina, vogliono ancora i nostri soldi, mettono a rischio i nostri interessi. Partiti e banche sono la stessa cosa, per quello non si pestano mai i piedi tra di loro, ed è per quello che ostacolano e attaccano l'unica forza politica che vuole trasparenza nel settore bancario. Io credo, guardiamoci, no, io non vi devo convincere, qua c'è qualcuno certamente che avrà votato il PD, Berlusconi, ci sarà qualcuno con tempo ha votato Cuffaro, io lo capisco, io una volta votai Veltroni, il PD, sbagliai anch'io, non capivo, non avevo le informazioni, non sapevo che ci fosse questo consociativismo, questa enorme similitudine tra destra e sinistra, che sono identici quando si devono spartire i nostri soldi, identici su tutto, e si ricordano che siamo cittadini solo quando ci devono chiedere i soldi, e mentono e dicono che la pressione fiscale è diminuita, che è aumentato il lavoro. Ma è aumentato il lavoro a Barcellona, forse, di voi? Ma c'è più il lavoro? Ma che... vi rendete conto che il paese che descrive il Presidente del Consiglio è proprio un paese irreale, fatto dalle delle sue balle, le menzogne, non va mai in un luogo del dolore, non sta mai in un mercato a vedere come si sta, non... e poi sono le truffe semantiche che ci ostacolano al cambiamento. Io lo dico sempre, le truffe semantiche ci prendono in giro con le parole. Prima parlavano, Alessio e Daniele parlavano di bail-in. Noi stiamo lì magari a mangiare degli involtini impanati con caciocavallo, quello che abbiamo mangiato oggi, pesantissimo, in televisione, e ascoltiamo: approvata la norma sul bail-in. Ma che sarà mai bail-in? Mica sarà una cosa grave, se no non l'avrebbero chiamato così. Proprio perché è una cosa grave la chiamano in questo modo. Se avessero chiamato il bail-in con il suo vero nome, ovvero salvataggio delle banche con i soldi dei risparmiatori, magari non sarebbe passato. Pensate il TG domani in discussione alla Camera dei Deputati, il salvataggio delle banche con i soldi dei cittadini. Forse i cittadini si sarebbero incazzati. Ma come? Fanno questo? Sì, però gli cambiano il nome. E gli inceneritori gli danno il nome di termovalorizzatori, ma bruciano la mondezza e provocano il cancro. Le persone si ammalano, le discariche, quelle che come le conosciamo, producono il cancro, il percolato, questo liquido finisce nelle falde acquifere e ce lo beviamo. E non viene gestito, perché i rifiuti sono il nuovo business della politica, come l'immigrazione clandestina. Ai partiti hanno dietro grandi aziende del nord, ci sono dietro i partiti politici. Cambiano nome alle cose. Oggi chiameranno la guerra in Libia missione umanitaria, è guerra,
E la guerra ce l'abbiamo in casa, si chiama voto di scambio, si chiama povertà, si chiama salute pubblica disastrata, si chiama pochi fondi alle forze di polizia, perché c'è insicurezza in Italia, perché non hanno adeguati mezzi di sostentamento i poliziotti e i carabinieri. E noi continuiamo a pensare che si possano risolvere i problemi internazionali con le bombe. Oggi abbiamo visitato una enorme bomba, quella di scarica di Mazzarà, si chiama Mazzarà, quelle sono bombe che ci abbiamo. Noi ogni giorno respiriamo proiettili e sono l'inquinamento che respiriamo. E utilizzano, ripeto, le truffe semantiche. Gli inceneritori li chiamano termovalorizzatori, ripeto, è così su tutto. Il porcellum, la vecchia legge elettorale la chiamano Italicum, il finanziamento pubblico ai partiti lo chiamano rimborso elettorale, sono sempre soldi nostri che finiscono ai partiti politici, e Berlusconi lo chiamano Renzi, ma è la stessa identica cosa, cambiano il nome a tutto. Sono le truffe semantiche. I titoli, quante persone, no, andiamo di fretta e ci fermiamo soltanto ai titoli di un articolo senza leggere il contenuto. Verificate, 9 volte su 10 i titoli sono diversi dal contenuto. Io magari mi capita, ormai non lo voglio più fare, perché non posso essere preso in giro e stare, come dire, supportare questa industria della menzogna che è il sistema mediatico della stampa italiana. Industria della menzogna spesso pagati con i soldi nostri. Io rilascio delle interviste e dico delle cose, il titolo è totalmente diverso. Chiamo il giornalista, ma che hai fatto? Ma il titolo non lo faccio, lo fa il titolista. La prossima volta fammi rilasciare l'intervista al titolista, allora. E il contenuto dell'articolo è diverso dal titolo. 9 persone su 10 leggono solo il titolo e non leggono il contenuto, tanto che gli interessa. Se poi li quereli ti dicono ma nell'articolo c'è scritto tutto correttamente, ma le persone soprattutto nei bar si legge il titolo mentre si prende il caffè, come durante in TV si sta distratti, si ascolta la TV, ripeto, e si dice approvato il Belin, nessuno capisce nulla, ma sono delle scelte che inficiano negativamente sulle nostre case, sulla nostra vita, sui nostri conto correnti, e il risparmio è tutelato dalla Costituzione. Che dobbiamo fare di più? Non lo facciamo. Dobbiamo combattere in Parlamento? Ci dobbiamo fare espellere dal Parlamento? L'abbiamo già fatto. Io ho beccato 65 giorni di espulsione e non ho mai alzato le mani a nessuno. Perlomeno fino a dopo. Come? Fatto male. I cittadini mi dicono poi, hai sbagliato. Vi vogliamo meno moderati. Forse avete ragione. Però questo è un paese strano, un paese perbenista, che se dici cazzo c'è mafia capitale a Roma, le persone si scandalizzano per il cazzo. È così, è questo il paese. E purtroppo il paese è strano, noi se parliamo sottovoce nessuno ci ascolta, se alziamo la voce siamo violenti. È così, perché erano abituati a non avere rotture di coglioni, di fare tutto come volevano, tra destra e sinistra, spartirsi i soldi senza l'opposizione. Siamo arrivati noi lì dentro, gli leggiamo l'ultimo decreto, gli occupiamo una commissione o il corridoio se necessario, denunciamo le schifezze, andiamo in giro a fare questi video, comizi su comizi, anche in zone, non in campagna elettorale. Questa cosa non gli piace. Facciamo interrogazioni, sposti nelle procure, queste cose non gli piace. Erano abituati ad avere un popolo di persone, perché ci vogliono così, ignoranti, pecoroni. Che ci importa? Sono così gli italiani. L'essenziale è che votano, neanche devono più scrivere un nome. Basta una X ogni 5 anni, ci trattano come analfabeti. Vogliono soltanto una X e poi silenzio. Che noi continuiamo a fare i nostri porci comodi e loro gli daremo qualche bonus. Fateci caso, ultimamente a me questa cosa mi fa impazzire. Ci tolgono ogni giorno il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, però in cambio ci danno dei bonus. Cioè ci vogliono inginocchiati, testa bassa, a ringraziarli quando ci danno delle elemosine di Stato, che sono sempre soldi nostri, quando dovremmo stare in piedi, orgogliosi, a testa alta, a rivendicare e pretendere diritti. Sono i diritti. Ora, centinaia di persone hanno ascoltato queste parole, insomma non vi fidate neanche di noi, coltivate il dubbio, abbiamo potuto raccontare un mucchio di bugie, verificate le nostre parole, vedete se è vero che in Parlamento votiamo come diciamo che votiamo, vedete se è vero che abbiamo messo da parte, tagliando i nostri stipendi, più di 15 milioni di euro abbiamo sostenuto le piccole e medie imprese, vedete se è vero che non abbiamo preso un euro di rimborsi elettorali, vedete se è vero o no che candidiamo solo incensurati. Che giriamo sempre senza scorte, che giriamo tutta l'Italia sabati e domeniche, credetemi, anche sacrificando relazioni umane, sacrificando anche... Non è sempre facile, essere del Movimento 5 Stelle non è facile.
andare al gruppo misto sarebbe facile, fai il gruppo misto, pigi un bottone, lavori dal martedì sera a giovedì mattina, ti intaschi 12.000-10.000 euro al mese, non hai articoli contro dalla stampa, che ti importa? Il venerdì, il sabato e la domenica lo passi in qualche spa, tanto i soldi ce li hai, lo potremmo fare. Però non gliela vogliamo dare vinta, perché ripeto, guardate, ci sono dei, a Roma si dice a cavacecio, cioè i bambini sopra i genitori. Insomma, noi vogliamo questo, stiamo dalla parte dei cittadini per bene. E soprattutto, io lo dico soprattutto ai giovani, abituatevi che prima o poi entrerete voi, e là ci sono dei giovani voi, al posto mio, di Alessio Villarosa, di Daniele Pesco. Noi massimo due mandati e poi via. Torniamo nel mondo reale, perché la politica non è una professione. Se stai troppi anni lì dentro, c'è il rischio che tu diventi come loro. Troppi anni, è sbagliato. Napolitano è entrato in Parlamento l'anno della morte di Stalin, non è uno scherzo, il 1953, santa pazienza, quanti è? 53 fino ad oggi, quanti anni sono? 63 anni che gli paghiamo lo stipendio a Napolitano, 63 anni, e continua a mettere bocca dopo aver distrutto, perché per me i peggiori sono i falsi comunisti di sinistra, sono i peggiori. Che ti dicono, io sono compagno, ma compagno di che ti sei spartito i soldi miei per 60 anni? Loro sono i peggiori, perché almeno Berlusconi, sai com'è, ormai, lo sai com'è, l'abbiamo conosciuto, si è anche sempre palesato per quello che era. Questi altri sono disonesti intellettualmente, perché si mostrano come i compagni di sinistra che stanno da parte, dalla parte della povera gente, e poi sono quelli che hanno privatizzato tutto, svenduto la sanità pubblica. Quanto ci vuole qui per farsi un attacco? Quante persone non sono in grado di curarsi in Sicilia? Quanti ospedali chiudono perché dicono mancano le risorse, e poi finiscono fior di miliardi all'Expo, al TAV, per portare merci dal Piemonte alla Francia? Merci! Perché oggi le merci hanno più diritti delle persone! Le merci hanno più diritti delle persone, degli esseri umani. I prodotti hanno più diritti di noi. Solo denaro, certo. Allora lo vedete qual è la rivoluzione del Movimento 5 Stelle? Noi potremmo anche sbagliare alle volte, avremmo commesso degli errori, forse qualcuno può dire se sbagliamo a votare qualcosa, non lo so. Però non c'è mai stato nessuno che ci ha detto come votare, proprio perché noi le campagne elettorali ce le finanziamo in maniera con i banchetti, con il volontariato. Io per la mia campagna elettorale ho speso 144 euro. Non c'è nessuno quindi che mi dice: Di Battista, ti ho dato questi soldi, ora tu mi devi approvare questa legge per costruire l'inceneritore a Barcellona Pozzo di Gotto. Non c'è nessuno. Ad Alessio Villarosa, chi è il datore di lavoro di Alessio Villarosa? I cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, del Messinese. Cioè, questa è l'enorme rivoluzione del Movimento 5 Stelle. E l'altra, è davvero concludo, dobbiamo andare, sì, abbiamo l'aereo. L'altra sono i due mandati e poi a casa. Pensateci, qualcuno diceva: ma ora voi che siete diventati bravi e tra qualche anno ve ne andrete, ma dove sta scritto che qui in questa piazza non ci sono dei cittadini capaci anche di portare avanti le battaglie meglio di me, di Alessio e di Daniele Pesco? Dove sta scritto? Dove sta scritto che voi non potete fare i parlamentari della Repubblica? Ci è riuscito Gasparri, santo Dio, ci riusciremo tutti. Non è difficile, basta studiare un po', applicarsi, studiare il regolamento, essere onesti. Non ci vuole un genio, basta applicarsi, impegnarsi, studiare il regolamento, avere dei collaboratori bravi che ti aiutano a scrivere degli atti parlamentari. Ma l'essenziale è fare da portavoce, portare le istanze del territorio, dei cittadini, le problematiche in quel palazzo delle istituzioni. E farlo, ripeto, a tempo determinato. Pensateci, nel momento in cui io so che prima o poi andrò via da Montecitorio, da questo palazzo costruito per farti staccare dalla realtà, e occhio pure ai selfie, tutti sti selfie sono renziani, occhio, stiamo attenti, troppi selfie, ci fate sentire come dei VIP, non siamo dei VIP, siamo dei cittadini con l'elmetto a tempo determinato, con un contratto Cocco Pro firmato da voi che siete i nostri datori di lavoro in Parlamento, ci potete rinnovare questo contratto se siamo bravi per la seconda volta, poi basta. Non tutti questi selfie, il divismo, perché gli italiani non hanno bisogno dei leader, abbiamo bisogno che ognuno diventi leader di se stesso. Guardate che sventurato, si diceva qualcuno, mi ricordo il poeta, il paese che ha bisogno di eroi, anche perché in questa terra gli eroi sono stati anche ammazzati. È sventurato, dobbiamo essere tutti eroi, tutti quanti. Il movimento è un passaggio testimone, oggi ci siamo noi e domani ci sarà qualcun altro. E il fatto che io so che sarò costretto ad uscire da Montecitorio mi fa impegnare ancora di più, perché so che tornerò nel mondo reale e mi impegno a migliorare quel mondo reale proprio perché sarò costretto a farvi ritorno. E questa è la meraviglia del Movimento 5 Stelle, sapendo che io dovrò tornare nella società reale.
dove i ristoranti non sono sempre pieni e dove non aumenta, se aumenta il PIL dello 0,1 è finita la recessione e la crisi. Nel momento in cui so che il mondo reale dovrò far ritorno, sarà nel mio interesse, mio, di Alessandro Di Battista, migliorare la società, il servizio sanitario nazionale, l'istruzione pubblica, l'università, i trasporti. Roma la dovete vedere come l'hanno violentata, se ci siete capitati ultimamente, è sporca, ci sono topi dovunque, immondizia, insicurezza, è sporca la città, non c'è un'opera compiuta, se respiri anche la decadenza, eppure c'è una città che ha 3.000 anni di storia, una cosa meravigliosa, incredibile la bellezza di Roma. L'hanno violentata, destra, sinistra, le cooperative, Buzzi che dava i soldi al centro-destra e al centro-sinistra, l'hanno violentata. E ora che ce la possiamo riprendere, parte un attacco mediatico senza precedenti, non credete a quello che alzeranno il operatori. Ma oggi il direttore del TG1, io lo voglio dire in tutte le piazze, si chiama Mario Orfeo, forse voi neanche lo conoscete, questo era direttore del Mattino, che è il giornale di Caltagirone, che è il proprietario anche del Messaggero a Roma e che ha interessi nelle municipalizzate dell'acqua, cioè a quote di Acea, che è la municipalizzata che gestisce l'acqua. Loro sanno che se Dio guardi dovesse vincere il Movimento 5 Stelle a Roma e dovesse mettere mano alla municipalizzata dell'acqua, dei rifiuti, dei trasporti, scopriremmo tutto lo schifo che hanno fatto negli ultimi 20 anni. E non se lo possono permettere, per cui partono le telefonate, mi raccomando attaccate ai 5 Stelle, non sia mai che vinca a Roma, mi raccomando tu Orfeo, attacca il Movimento 5 Stelle, Orfeo il direttore, ripeto, del TG1, non guardate il TG1, spegnetelo, cambiate canale, parlate con vostro figlio, con vostra moglie, si sta meglio. E occhio a coloro che dicono no, io li ascolto solo per sapere che cosa dice il nemico, no, perché in qualche modo influenza. Le volte pure mia madre mi dice, ma che hai detto questo? No, mamma, ti pare, mi conosci, sono tuo figlio. Però i media lo dicono, no? E a forza di ripetere una menzogna 1000 volte la trasformano in verità. È un gioco subdolo. Malcolm X diceva, occhio, state attenti perché i media sono capaci di farvi amare gli oppressori e odiare gli oppressi. È così, manipolano in maniera incredibile. Noi abbiamo la rete, le piazze, il microfono, giriamo l'Italia, noi siamo questo. Vedeteci. Vedeteci, conosceteci, leggete i programmi, non vi fidate, però venite, partecipate insieme a noi. Guardateci negli occhi e poi valuterete se siamo come gli altri o se vogliamo tutti assieme provare a dare a questo paese un po' di giustizia sociale, un po' di legalità, di lavoro, un po' di ambiente sano, un po' di aria pulita, questo siamo. Se poi siete soddisfatti della vostra vita attuale, d'accordissimo, cioè c'è il PD, c'è Forza Italia, loro manterranno il paese come lo abbiamo adesso. O lo peggiorerà. Se vi piace il livello degli asili comunali, votate loro perché li manterranno in questo modo. Se vi piacciono le strade e la qualità dell'aria, se pensate che sia giù il livello lavorativo, vada bene. Oggi votate i partiti, non c'è problema, amici come prima, andiamoci a prendere il caffè assieme, la granita insieme, non c'è problema, amici come prima, se vi piace questo. Se invece pensate che l'Italia non vada bene, non è possibile lamentarsi e basta al bar dicendo qui è tutto uno schifo. Non è possibile. Il tempo del lamentarsi e basta è finito. Ci sono le persone dietro le transenne, dietro le sbarre, mi ricordano qualche politico della maggioranza là dietro, guardate. Fatelo questo salto, venite di qua con noi, assieme ce la possiamo fare, ci sono delle persone pure che si affacciavano, probabilmente c'è Renzi Dalla D'Urso, quindi hanno spento e voi sono usciti sul terrazzo, io li ringrazio. Venite assieme a noi, siamo persone per bene, che vogliamo soltanto un futuro degno di questo paese e i nostri figli. Siamo soltanto questi, io penso che il rapporto sia diretto tra noi e voi. Se ci date una mano ce la facciamo, se invece pensate che 150 parlamentari o dei consiglieri regionali all'opposizione qui in regione da soli possono cambiare un sistema marcio come quello di oggi, scordatevi che lo cambieremo, perché da soli non ce la facciamo, io più onesto di così non posso essere. Viva il Movimento 5 Stelle, buona domenica a tutti, meno panatura negli involtini, se è possibile, meno panatura. Grazie, scherzo, non è la sera di Rosa, era buonissimo, ho fatto il bis, il triste. Io vi ringrazio e niente, andate e moltiplicatevi, fatelo come volete, nel modo... Ah là, dov'è il ragazzo sordo che è? Dov'è? Quello col cappello? Che dice? Grazie a te, grazie a te. Grazie a te per il lavoro. Andate e moltiplicatevi, vi prego, ce la possiamo fare, possiamo essere di più. Più alzano il tiro, più ci attaccano, più significa che hanno paura.
più cercano di spaventare i cittadini di un'eventuale vittoria del Movimento 5 Stelle, più sono spaventati loro. Grazie a tutti, buon pomeriggio, alla prossima a Barcellona Pozzo di Gotto. E un'altra cosa, siate fieri di persone come Alessio Villarosa, un vostro concittadino, andatene fieri perché è un lavoratore eccellente, sempre, sempre si impegna uno stacanovista a favore della propria gente. Chi c'è? Francesco Duva, lui è commissione antimafia, lui è messinese e dice che la granita è meglio a Messina che a Barcellona Pozzo di Gotto. Così mi ha detto. Scusate, buonasera a tutti, io sono Francesco Duva, messinese, un po' campanilista forse.